Ore 12 di nuovo in diretta, a questo punto parliamo di satira in un periodo molto particolare, quello legato alla Prima Guerra Mondiale. La satira entra in guerra, la Prima Guerra Mondiale vista dai caricaturisti è una mostra in corso all'Archivio di Stato soltanto fino a giovedì, quindi avete a disposizione soltanto 3 giorni per vederla. È stata inaugurata qualche giorno fa, devo dire con grande successo. Per saperne di più abbiamo qui il curatore Fausto De Crecchio e la direttrice dell'Archivio di Stato di Cremona. Allora, De Crecchio, subito, che cosa è possibile vedere in questa mostra? In questa mostra si possono vedere 83 immagini, tutte tratte, diciamo, da giornali, riviste satiriche che abbiamo inquadrato in 10 diverse sezioni. Ogni sezione tratta di un argomento. Mm-hmm. Per scelta, diciamo, dei curatori, che non sono solo io ma anche il mio amico Giorgio Guarneri, che abbiamo curato la mostra, abbiamo voluto omettere, diciamo, gli aspetti più tragici della Grande Guerra, anche perché sono stati trattati ampiamente in altre mostre fatte in parallelo. Certo. E volevamo, ecco, fare una cosa. La guerra purtroppo di per sé è chiaro che è una cosa tragica, ci sono tanti morti, tanti feriti, eccetera. Ecco. Però, diciamo, abbiamo, per dire, una delle sezioni che abbiamo introdotto è la moda durante la guerra. Questo qui è servito un po' ad alleggerire, certo, il peso. Vedo che i visitatori, ne ho seguiti parecchi, alla fine della mostra escono un po' di sorriso sulle labbra in generale, che non escono affranti, certo. Ecco, diciamo. Questo già il fatto che ci fosse una rivista che si chiamasse L'Asino, insomma. L'Asino c'era già, però non è una rivista di guerra. L'Asino c'era già perché è nato alla fine dell'Ottocento, una rivista satirica che ovviamente durante la guerra si è scatenata. Devo dire che però, diciamo, di riviste, in Italia non abbiamo avuto riviste contro la guerra, perché anche l'Asino è diventato un giornale che ha cominciato a prendersela coi tedeschi, coi germanici. L'unica voce contro la guerra in Italia è stato Giuseppe Scalarini, di cui abbiamo esposto un pezzo. È l'unico, perché gli altri sono tutti, diciamo, hanno accettato l'idea che si entrava in guerra, così come anche i francesi. Più che accettato, forse hanno proprio sostenuto, no? Cioè la satira, quindi all'inizio diventa di regime. E poi dopo poco sostenuto, perché la satira. Viene a pensare come mai però la satira in questo caso non svolga il ruolo che solitamente svolge, no? Quello anche un po' di prevedere, di precedere un po' quello che è il flusso poi dell'opinione pubblica, perché poi presumo che così nel momento in cui l'opinione pubblica ha cambiato idea, anche la satira ha cominciato a criticare la guerra. Ma purtroppo devo dire che, appunto, che abbiamo avuto questa sola voce, quella di Giuseppe Scalarini, che si è ferocemente opposto e dopo, diciamo, alla fine della guerra è stato anche maltrattato, deportato, è stato a Ustica e in altri confini e fino alla seconda guerra mondiale, certo, non ha recuperato la sua libertà. Ecco, Angela Bellardi, allora, direttrice dell'Archivio di Stato di Cremona, è importante questa esposizione, sempre nell'ambito delle iniziative che ricordano i 100 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È importante per l'Archivio di Stato. Sì, l'archivio nel contesto. L'archivio non è la prima volta che ospita mostre di satira degli amici De Crecchio e Guarneri, proprio perché riteniamo che l'archivio debba essere anche aperto e proporre non solo i propri preziosi materiali che sono conservati nei depositi, ma aprirsi alla città. E dopo la mostra che avevamo fatto noi di lettere, di carteggi dei nostri soldati dal fronte, ci è sembrato giusto fare una cosa più lieve, senza intenti dissacratori. Io l'ho anche scritto dicendo che non vuole essere qua un'offesa ai nostri soldati, ma vuol far capire che oltre che ai dispacci ufficiali, alle lettere che i soldati mandavano a casa dal fronte, c'è anche questo aspetto, questo modo di un modo diverso di raccontare la guerra. Non è materiale, dico, conservato da noi, ma che noi volentieri ospitiamo. Ecco, il tutto poi è stato raccolto anche all'interno del catalogo che vediamo qui e che è disponibile, appunto, presso
la mostra. Lei quale preferisce tra le vignette? Tra le Ma sono talmente tantissime che è difficile sceglierne. Questa volta, rispetto alle altre volte, è veramente un turbine di immagini, per cui non riesco ad averne una in particolare. È comunque ha avuto tantissimo successo. Io ringrazio gli amici, perché anche persone che non erano mai entrate in archivio sono venute grazie a loro, e questo in questo momento serve sicuramente, far conoscere questo mondo degli archivi. Ecco. Allora, diciamo che c'è la collaborazione tra l'Archivio di Stato, l'Associazione Amici dell'Archivio e il Liceum Club di Cremona. C'è qualche firma particolare, De Crecchio? Se mi avesse fatto la domanda quale immagine preferisco, era per arrivare poi alla firma, direi che la copertina del catalogo, questa di Dante, che porta la firma sotto pseudonimo Jim, in realtà è Jean Cocteau. E io avrei usato anche per la locandina e manifesto questa immagine. È prevalso invece nel gruppo, diciamo, che ha fatto la scelta, un'altra immagine, che è quella del Francesco Giuseppe. Ecco, magari vediamola lì. E adesso magari qui non me la sono portata. Se riusciamo a trovarla già, tra le carte che ha portato. Questa qui, ecco, è quella appunto, sì, che abbiamo visto già, certo, ed è appunto esposta. E poi eccola, ce n'è un'altra. Eccola, questa qui è quella, l'immagine. Ecco, come la possiamo descrivere questa? Sono tra la... Questa qui è la copertina di una grande rivista di guerra alla Bayonette, che è nata all'inizio del 1915, direi che è la più importante rivista satirica di guerra francese, che è durata poi fino al 19. Tra l'altro questa copertina è molto fortunata, perché non è stata esposta solo in questa mostra, e porta la firma di un pittore di modesta qualità, questo Tancred Sinav, direi che forse ha avuto il massimo numero di visitatori alle sue opere in all'Archivio di Stato di Cremona. Comunque c'è questo vecchio vecchio generale, che è Francesco Giuseppe, ormai un po' rimbambito, infatti viene messo in una carrozzina come fosse bambino, che non è più in grado ovviamente di prendere decisioni, nulla, e viene definito come Imperial Gaga. Gaga in francese, come mio amico curatore, vuol dire appunto un po'... un po', diciamo, fuori di testa, un po' suonato, ecco, suonato. Un po', esatto, suonato. Ecco, tra l'altro non tutti gli stati, no, erano dotati, comunque avevano sviluppato questo tipo di sensibilità, o addirittura poi qualcuno si è dotato di un centro satirico vero e proprio, mi pare di aver letto. Sì, diciamo che la propaganda ha avuto un'importanza fondamentale, e tutti, sia diciamo Francia, Germania, un po' gli Stati Uniti, diciamo, per dire, quando avvenne l'affondamento della nave statunitense ad opera dei tedeschi, i tedeschi sostenevano sì che ci sono stati migliaia di morti di passeggeri, però che nelle stive della nave venivano trasportate armi. Vabbè, insomma, poi questa è la propaganda. Verità probabilmente sta sempre nel mezzo. Quindi la Germania comunque era già avanti. La Germania era avanti, i francesi si crearono la Maison de la Presse. La Maison de la Presse, sì. E quindi insomma anche per... l'agenzia Wolf. Diciamo che da lì poi la propaganda, no? Sì. Ha avuto dei picchi e ha raggiunto poi l'apice. In Italia non mi pare che sia stata fatta un'agenzia vera e propria, però... Però poi con la Seconda Guerra Mondiale ci siamo dati da fare. Però anche durante la Prima Guerra Mondiale i nostri giornali satirici si prestarono tutti più o meno a propagandare la guerra ai tedeschi, agli austriaci, agli invasori. Non so se vuoi rispondere anche alla Bellardi, ma viene da pensare, nonostante fosse... guerra, fosse un periodo bellico, si è mai arrivati a colpire i caricaturisti? Si è mai arrivati a colpire, così come è accaduto a Parigi al Charlie Hebdo? No, i caricaturisti possono aver avuto delle persecuzioni economiche, magari, però insomma, il confino, però, forse non erano così cattive. Per dire, come parlavamo di Scalarini, no? Scalarini ha fatto, diciamo, durante tutto il fascismo è stato al confino, però nel frattempo il fratello di Benito Mussolini, Arnaldo Mussolini, allora ministro,
trovò un posto di lavoro alla moglie di Scalarini alla Rinascente a Milano. Sono un'altra umanità. E gli eredi gli sono ancora riconoscenti adesso. Vabbè, erano più apprezzati, sì, paradossalmente, durante il periodo bellico. Allora, grazie a Fausto De Crecchio e ad Angela Bellardi per questa mostra che, lo ricordiamo, andrà avanti fino a giovedì 14. C'è l'opportunità di vederla anche questa sera fuori orario, perché ci sarà una conferenza, quindi chi non ha tempo e non vuole perdere l'ora di lavoro fino alle 19. Fino alle 19 praticamente, e anche domani, perché abbiamo un altro incontro, e quindi fino alle 19 l'archivio aperto. Chi non vuole perdere un'ora di lavoro può venire alla fine. E poi sarà un weekend particolare per l'archivio di Stato, perché avremo la notte dei musei. E poi di quello aspettando la notte dei musei. Benissimo.